ci tiene a farmi sapere che gira sull'unica strada che esiste. Cioè, ti manda anche a f***, ho capito. Inchioda in mezzo alla strada, non mette la freccia, gira all'ultimo e ti... No, porca puttana. Speriamo che nella discesa da questa parte, visto che già la salita ce l'ha rovinata i carabinieri e la polizia locale, si riesca a fare la discesa un po' più tranquilli, senza tutti che ci segnalano di andare piano. Addirittura il tipo che faceva segno del... sembrava l'elicottero, invece era il simbolo del lampeggiante della polizia. Comunque anche lui, che fantasia. Sì, appunto. Mai visto, sembra quando giocavi allo schiaffo del soldato e quello che passava in mezzo prendeva gli schiaffi, poi si girava e erano tutti così. Vabbè, la discesa non me la ricordo bella come la salita dall'altra parte. Infatti ho portato Luna giù apposta verso Bolzano per fare la salita da quel lato. Rovinata, ma bella. Rovinata, ma secondo me quella è una delle strade da guidare più belle in assoluto. Se tipo fosse chiusa il traffico e potessi andare come vuoi, lì ci si potrebbero fare le gare, tipo Pikes Peak, robe così. Ma la Fiat 16 è una persecuzione comunque. Sì, è proprio tipo il prezzemolo. È tipo la Panda, ma più brutta. Esatto. Che poi gli danno sempre dei nomi veramente del cavolo alle Fiat. Non so che nome dargli alla macchina, ci vorrebbe un'idea. Che genio! Anna wanna way, see no way, no way. Non so, in realtà non so neanche una parola di quella canzone. Sì, boh, è impossibile da cantare. In realtà anche quello che l'ha cantata l'ha fatto una volta sola, perché la seconda non sapeva più neanche lui cosa aveva detto. È vero. Ha fatto tipo un buono alla prima. Ha sparato una serie di sillabe, I wanna wait, yeah! E poi non sapeva più neanche lui cosa aveva detto. E anche riascoltandola non capiva. Boh, vado di qua per partito preso, ma non sono convinto. Sono andato dritto, eh. Ma devo andare dritta? Dritto, dritto. Cioè, oddio, Molveno in giù, quindi sto seguendo il mio senso dell'orientamento. Bene, la discesa da questa parte, come mi ricordavo, era una vera schifezza. Cioè, nel senso, non è che c'è stata una discesa. Cioè, la discesa è tipo in mezzo ai paesi, ma più che altro non è un vero e proprio passo da questa parte. È più una strada di paese che passa nei paesi. Esatto, nulla di emozionante. No, decisamente no. Comunque, se vedi un cartello con scritto Molveno, dimmelo, perché io non li vedo. No, neanch'io. Ma per buttare la cicca? Io l'ho sposata prima di mettere il casco. Ah, poteva essere un'idea intelligente, in effetti. Ma cosa fai? Infatti mi sto domandando come fare a sputarla. Moments later. Ma dove c***o va il furgone a farla... Cioè, La Panda si è autoeliminata. Sì, ma il furgone sta in mezzo. Comunque oggi è veramente troppo traffico. Sì, primo weekend di sole. Che immagino che saranno tutti così i prossimi. Cioè, non col sole, trafficati se c'è il sole. More moments later. Eccolo qua, Molveno, destra. Sì. Ma non me la ricordavo che girasse indietro, ma comunque va bene. A quanto pare la strada sale, ma non me lo aspettavo. Su e giù sempre in salita. Spero sia giusta in realtà, perché mai fatta. E la strada va giù e poi va su e così tutto il giorno. Macchine, 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 macchine. Guarda che bello qua quando fanno il vino. No, guarda là che bello che si vede tutto. Sì. È strano. È strano perché da una vallata non ti aspetti le colline. Molto bella questa zona. Comunque, quando ho guardato la strada mi sembrava cortissima il pezzo per arrivare a Molveno. Invece quanto è lontano. Dritto. Potrebbe essere quello il lago di Molveno. Sì. Bello. Ma ne parlavano tutti molto bene, anche se non c'ero mai stato. Molveno. 5 e mezza, 23 gradi e 9, Molveno. C'è
Cioè, praticamente stiamo sorpassando sia a destra sia a sinistra. No, quello ha sorpassato a destra, io non ho sorpassato un tubo. No, lo so, ma dico che stavamo tipo inglobando la Y. Ci tiene a farmi sapere che gira sull'unica strada che esiste. Cioè, ti manda anche a f***o, ho capito. Inchioda in mezzo alla strada, non mette la freccia. Gira all'ultimo e ti... No, porca puttana. Ciao fans, intervengo a questo punto del video semplicemente per spiegare una cosa. La scena che avete appena visto è stata leggermente tagliata e il motivo è che in quel momento lì la percezione di come sono andate le cose è diversa da quella che poi c'è stata rivedendo il video. Quindi in un primo momento, come si vede dal video, loro alzano la mano per chiedere scusa del fatto che si sono fermate in mezzo alla strada senza freccia e hanno inchiodato, e invece in quel momento a noi è sembrato che ci mandassero a quel paese perché avevamo suonato il clacson. Noi facciamo i primi due suoni, poi tutto il resto del casino in realtà lo fa il gruppo dietro, perché c'erano altre moto dietro di noi che hanno a loro volta suonato. Quindi poi a quel punto lì, la parte che non c'è nel video, che non ho voluto mettere, praticamente queste due ragazze, lì a quel punto veramente mandano tutti a quel paese, abbassando il finestrino e urlando cose che è meglio non ripetere. Però visto che lo scopo dei video nostri è anche quello di educare a un senso civico dell'andare in strada, lasciare quella parte lì, secondo me, traviava poi il senso dei video. Quindi ho preferito tagliarla, lasciare la scena solo per dire di stare attenti, che non si sa mai quello che può succedere, quindi lasciare le distanze, perché è un attimo che la gente ti inchioda senza motivo, dopo una via, senza freccia, e se non mantieni le distanze rischi di tamponarla, a quel punto hai pure torto. Tutto quello che c'era, che è stato tolto, semplicemente rischiava di rovinare il bello dell'andare in moto, che dovrebbe essere divertimento e spensieratezza. E soprattutto non volevo fomentare in alcun modo liti, discussioni o far pensare che sia quello il modo giusto di risolvere le cose. Quindi che se qualcuno vi fa un torto ci si deve mandare palesemente a quel paese e poi magari poi le cose degenerano. Quindi ognuno per la sua strada e deve morire lì. Se poi succede qualcosa di eccessivamente grave si chiama il 112, ma non è questo il caso. Quindi spiegata questa cosa vi lascio al finale del video e buona visione, mi raccomando, in strada non fate cazzate. Cioè che stavamo andando piano, quindi non è che dici di essere arrivato in culo. No, meno male, ho rischiato comunque, perché non te lo aspetti, frena dopo la via, senza freccia, in mezzo alla strada, senza motivo. Ci vuoi ti fermare qua? Far cosa? Vedere, far due foto? Non lo so, boh, sono avanti. No, no, va avanti. Beh, comunque, a parte questa disavventura che è di gente rincoglionita, è veramente pieno il mondo. Siamo arrivati al lago di Molveno, lo stiamo costeggiando. Grande però, eh. Sì, è gigantesco. E pensa che l'avevo solo sentito nominare, ma non l'ho mai visto. Al prossimo spiazzo che trovi, magari fermati sulla destra, ovviamente, cioè sul nostro lato, che guardiamo un po' com'è fatto sto lago. E c'è qua. Ma ci sono gli alberi davanti, Luna, che c***o vuoi vedere da qua? Ci sono solo alberi. Prima ce n'era uno che non li aveva, per quello te l'ho detto. Alberi, alberi, alberi. Qui? No, ci sono gli alberi, amore. Ma porca miseria. Ma è finito il lago? Qua? Per forza, non c'è più il lago. Ah, non c'è più il lago? Te l'ho detto 8 volte! Pensavo che si vedesse tipo il culo del lago. No, ti ho detto è finito il lago. Ah, ma è finito il lago? Ma dai! qua si vede un po'. Boh. Luna Colombo sempre sul pezzo. Lasciami stare. Ho veramente sete. Ma se facessi due riprese col Mavic? Devi farle. Sul lago di Molveno.
comunque abbiamo mangiato su quella panchina e molto bello, molto tranquillo, molto ecclesiastico. Ho fatto volare il drone da quella parte che c'è per il Bolzano sotto, veramente uno spettacolo incredibile, una piazza. E vedrete qualche foto, anche le foto della strada, tanta roba.